è un segnale forte, importante, anche se dobbiamo restare coi piedi per terra, perché ci potrebbe essere un ricorso in Cassazione. Per il momento possiamo dire che evidentemente c'è un nuovo quadro indiziario più solido. L'avvocato Nicodemo Gentile ha commentato la recente decisione del Tribunale della Libertà di Catanzaro che ha respinto il ricorso presentato da Salvatore Ascone contro il provvedimento che ha portato al suo arresto. Ascone è accusato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro di essere implicato nell'omicidio di Maria Chindamo, un'imprenditrice calabrese di 44 anni scomparsa il 6 maggio 2016 dopo essere giunta in macchina davanti alla sua tenuta agricola di Limbadi, Vibo Valentia. Questo tragico evento si è verificato proprio di fronte all'abitazione di Ascone. Egli sperava di essere scarcerato, ma la sua richiesta è stata respinta. È importante notare che Ascone è noto per essere vicino all'Andrangheta ed è sospettato di essere coinvolto in attività illecite legate al clan Mancuso. Il suo intento, secondo quanto emerge dalle indagini, sembrava essere l'acquisizione a basso costo delle terre di Maria. Tuttavia, questa donna coraggiosa non avrebbe ceduto alle pressioni e avrebbe pagato con la vita. Questo aspetto di natura economica si intreccia con una storia di vendetta. Un anno prima della scomparsa di Maria Chindamo, il suo ex marito, Ferdinando Punturiero, si era tragicamente suicidato a causa della fine del loro matrimonio. Questo evento aveva scatenato il risentimento tra i familiari di Ferdinando, che aveva iniziato a considerare Maria come la causa della tragedia. In questo contesto, qualcuno sembrerebbe aver orchestrato l'omicidio per vendicare il suicidio dell'ex marito, agendo in collaborazione con Ascone, il quale, d'altra parte, era interessato alle terre di Maria. In definitiva, i due interessi, sia quello di natura familiare che quello economico, sembravano convergere in un tragico piano comune, l'omicidio di Maria. Salvatore Ascone era già emerso nel mirino delle indagini nel luglio del 2019, quando fu incarcerato con l'accusa di aver manomesso il sistema di videosorveglianza installato nella sua abitazione. Queste telecamere avrebbero potuto potenzialmente catturare la scena dell'aggressione e del rapimento di Maria Chindamo, ma purtroppo non erano operative in quel momento. Un mese dopo il suo arresto, Ascone fu rilasciato dalla custodia in seguito a un'ulteriore perizia sull'impianto di videosorveglianza presentata dai suoi avvocati. Nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e conclusasi recentemente, emergono prove più incisive a suo carico, sostenute anche dalle testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia. Nell'ordinanza emessa nell'ambito dell'operazione Maestrale 2 si trovano tre testimonianze che confermano e chiariscono ulteriormente il movente dell'omicidio di Maria. Il primo a rivelare dettagli è stato Andrea Mantella, un collaboratore di giustizia, il 6 febbraio 2020. Ascone non vedeva l'ora di mettere le mani su quel terreno, cioè quello di Maria. Il collaboratore di giustizia Antonio Cossidente, invece, ha fornito dettagli sul presunto nascondiglio del corpo di Maria. Questi particolari scioccanti sarebbero stati appresi da Cossidente attraverso Emanuele Mancuso, un ex membro della famiglia omonima. In data 16 luglio 2021, Emanuele Mancuso stesso è stato interrogato e ha confermato queste circostanze. A sua volta, Mancuso sembra aver ottenuto tutte le informazioni da Rocco Ascone, figlio di Salvatore, un altro soggetto coinvolto nella vicenda, ha dichiarato Mancuso. Rocco mi disse che in 20 minuti i maiali si erano mangiati il corpo della donna e che avevano poi triturato i resti con una fresa o con un trattore. Il 25 febbraio 2023 si è unito alla lista dei collaboratori Pasquale Alessandro Megna. Quest'ultimo pentito ha rivelato che suo padre, Assunto Natale, gli aveva confessato che Salvatore Ascone, in relazione alla scomparsa di Maria, gli disse: «Io per quattro soldi a quella me la sono dovuta caricare addosso». Questa ammissione implica la partecipazione di Ascone all'omicidio, un riconoscimento che avrebbe sorpreso persino il mafioso che lo ascoltava. A tali testimonianze si aggiunge il resoconto della moglie di Salvatore Ascone, registrato grazie alle microspie collocate in casa dai carabinieri. La donna dichiarò: «Non mi faccia parlare che gli faccio prendere l'ergastolo».
a cosa faceva riferimento la moglie. Per tutti questi motivi, il Tribunale della Libertà ha respinto il ricorso presentato da Ascone, stabilendo che al momento l'uomo deve rimanere in carcere. Sarà avviato un procedimento giudiziario nei suoi confronti?